pronti per l'inaugurazione della decima edizione del Festival dei Diritti. Decima edizione, tanta strada. Cosa rappresenta per Pavia questo momento? Ma il Festival dei Diritti rappresenta una felice unione di tante energie che ci sono in città. Energie che derivano dal volontariato essenzialmente, è il ruolo che infatti il CSV svolge. La peculiarità è quella davvero di mettere insieme per quasi un mese intero praticamente eventi molto diversi ma legati da una traccia comune, quindi chiamare anche le associazioni di volontariato a uscire un pochino dal loro ambito più ristretto e a confrontarsi con le altre. Il ruolo delle istituzioni è quello di agevolare, facilitare e mettere in rete queste energie che per fortuna a Pavia ci sono e abbondantemente. Molte le associazioni sul vostro territorio, anzi sul nostro territorio. Il lavoro che svolgete quotidianamente è l'espressione di un concetto di integrazione che va oltre il pregiudizio, che Pavia mi sembra stia rappresentando nel migliore dei modi. Sì, guardi, da questo punto di vista guardiamo lontano. È chiaro che il lavoro non è facile perché i continui arrivi di minori stranieri non accompagnati ovviamente mettono in crisi anche le nostre strutture ricettive e quindi facciamo fatica a rispondere ai bisogni di tutti, però ricordo sempre una cosa fondamentale: a Pavia non ha mai dormito per strada nessuno. Di questa è una cosa di cui siamo fieri, è chiaro che però, lo voglio dire molto schiettamente, i comuni con le loro sole energie e le loro risorse non ce la fanno. O arriva qualche risorsa dal livello nazionale o altrimenti certi tipi di tensioni purtroppo rischiano di esasperarsi. Ecco, con questo augurio che ci facciamo vivamente, in modo tale che associazioni e istituzioni siano sempre di più un'unica forza, auguriamo insieme al Sindaco De Paoli una buona visione in questa decima edizione del Festival che vedrà Pavia protagonista dal 3 al 29 di novembre 2016. Cristina Sampuna, Noi Media Network.